Breve video, semplicemente per rispondere a tutti quelli che in questo periodo mi hanno chiesto a che punto fosse la mia squadra del My Club. Allora sì, è vero, dobbiamo recuperare un pochino questo contenuto, specialmente in live, perché anche appunto, sulla piattaforma in cui facciamo i live ultimamente non abbiamo portato spesso PES e dovremmo ricominciare a farlo almeno una volta ogni tanto, ecco. Però appunto, visto che su Leggende Ignoranti non abbiamo programmazione, facciamo un po' quello che ci pare, volevo approfittare di questo spazio per fare un contenuto che magari su Falcone non avrebbe trovato spazio, che è appunto quello di farvi vedere un po' a che punto sono del My Club con una squadra che sta prendendo pieghe abbastanza particolari. Allora, è arrivato Falcao ultimamente, che è un giocatore meraviglioso, insomma, per chi come me lo ha vissuto ai tempi dell'Atletico, quando insomma nacque la cosa, il Tigre, ecco, è tanta roba. Ho trovato Messi e ho messo questa formazione con Gascoigne e Maradona che fa veramente calcio della volta, però ragazzi, cioè. Dietro Milinkovic, sugli esterni, vabbè, sapete che lui è la mia passione, Theo Hernandez, Van Dijk e Romagnoli in difesa, Alexander-Arnold e Alisson, però diciamo che sta cominciando a diventare complicato scegliere, perché ho trovato Iniesta, Beckham, Dybala, Salas, vabbè, quello ve l'avevo raccontato sul canale principale, appunto che sarebbe arrivato, e la panchina è meravigliosa. C'è un sacco di gente. Diciamo che, ecco, io mi trovo in difficoltà fortissima con PES, in più di un'occasione, nel cercare di stabilire una formazione che racchiuda tutti i giocatori che mi piacciono. Perché effettivamente ce ne sono, cioè, a differenza di FIFA, in PES tu trovi praticamente quello che ti pare. A me manca giusto Luis Alberto che non riesco a trovare. E ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Se qui ci fosse un sistema di vendita e comunque di calciomercato decente, perché quello che c'è non è decente, parliamoci chiaro, forse sarebbe ancora più facile trovare quello che ti interessa. Però lo sarà tra le cose, diciamo che è così. Volevo vedere un attimino, perché approfitto di questo momento, tanto sono qua. Ecco, allora, vabbè, c'è la club selection e va bene. I fan choice, che cosa c'è nei fan choice? C'è uno della Lazio nei fan choice? Cioè, dove sta? Non c'è uno della Lazio. Ah, ma qui sono solamente francesi. Ah, già, infatti, Ligue 1. Poi, qui solamente pallone nero. Ah, ecco, qui Luis Alberto c'è. Thiago Alcantara, Müller, Insigne, Stones, Barella, Mount. Ma io un tentativo per Luis Alberto quasi quasi lo faccio. Perché no? Magari questo primo video sulla Gianni Ignorati porta fortuna. Questo primo video di PES potrebbe portare fortuna? No, l'Inghilterra non ci frega niente. Chi sei? Inghilterra non può essere. Chi è? Ah, Jack adesso sta a Liverpool. Beh, non è andata male. Ennesimo campione del mondo a centrocampo che non so come schierare, dove schierare. Vabbè. Il dramma deve essere. Il dramma deve essere. Adesso se lascio fuori Luis Alberto, veramente mo il momento di grande tristezza. No. Vabbè, facciamola breve. Malen. Vabbè, questo sta bene in panca considerando chi abbiamo. E l'ultimo. Poi ragazzi andiamo sul pezzo forte, eh. Spero che mi portiate fortuna. L'ho voluto fare in video e non. Niente. Nartro. Niente, quando mi si incastra su certi giocatori, come una volta abbiamo beccato due parole di fila. Allora, agente. Scusate, agente speciale. Che poi, tra l'altro, io vorrei anche chiedervi una cosa. Beh, adesso quando chiedo. Qui c'è Guti, signori. Qui c'è Guti. Ah, c'è un sacco di gente che non ci interessa. Ma se riesco a beccare Guti, è la fine. Perché io sono un amante di Guti quando giocava. Penso che chiunque l'abbia visto giocare si sia innamorato follemente del suo gioco. Se più Guti, ha fine. Titolare a vita per forza di cose. Pallone nero. Ti prego. No, è Benzema. No, è Carvajal. È due. Ed è, infatti. C'è una miseria. Ma te una casa non ce l'hai. Vabbè, niente. Sempre, sempre quelli che non mi interessano. Allora, proviamo un altro. Vabbè, almeno due, tre. Ma deve essere Guti.
Mi ricordo il numero di Cudi, però. Dovrebbe semplificare oltremodo la ricerca. No, pallone d'argento, non ci frega niente. Olivera, vabbè. Mi viene in mente quello che giocava per la Fiorentina. Penso di aver scoperchiato ricordi oscuri nella mente di molti con questo nome e questa associazione di idee, soprattutto. Mi ho fatto la Guti, è un sogno. Centrocampo Iniesta Guti, cambio tutto. Niente. Chi sei? No! No! L'ho riconosciuto dal ciuffo! L'ho riconosciuto dal ciuffo! Terribile! Vabbè, teniamo l'ultimo, eh! Pure qui! Porca miseria! L'incubo continua! Maledetto! Che mi tormenta nel sonno! Vabbè, non so neanche... Silva! Vabbè, Guti non si riesce a pescare. Speriamo un pochino... Infatti quello che volevo chiedere, adesso approfitto, intanto che finiamo di spacchettare un po'. Se mi daresti un consiglio sulla miglior formazione possibile? No, è Modric, mannaggia, ci ho sperato una cifra. Illusion. Mamma mia, sembra Fivel sbarca su PES invece che sbarchi in America. Non che io possa parlare, però insomma, quelli del San Paolo, chi c'è nei giocatori del San Paolo che possiamo pescare? Dicevo, io sto cercando disperatamente un allenatore che sia funzionale al mio progetto tecnico, ovvero un centrocampo abbondante, perché questa formazione è un pochino sbilanciata, un pochino, quella che ho io, perché il solo Milinkovic ha fatto da terminale basso, e poi terminale basso Milinkovic non è che sia proprio il massimo del... c'è Ma chi altro può... A parte che tanto questi sono gratis, per cui... Chi se ne frega? Vuoi davvero usare questa gente? Sì! Datemi Gabigol... No, a parte che Gabigol non... No! Vabbè, c'è da ricomporre! C'è da ricomporre... Assolutamente la fascia d'oro, diciamo! Niente, io sempre doppio, ogni tanto... Mi prende la cosa doppia. Allora, vi dicevo appunto, io vorrei disperatamente una formazione che sia un po' più equilibrata, ma non la trovo, non riesco a dare... Alexander Arnold, mi dispiace, ma quando Dani Alves chiama... Dove sta? Ho perso Dani Alves. Eccolo. Quando Dani Alves chiama, io devo rispondere. Devo. Per forza di cose. Questo ce lo consumiamo e via. Perché io vi dico la verità, io vorrei giocare con Milinkovic, vabbè, quello si sa, l'ho potenziato pure fin dove si poteva arrivare, tra un po' mi mancano due livelli e ovviamente vorrei mantenere sia... Ma vi dico la verità, onestamente sia Ronaldo che Messi non sono fondamentali perché... Mi piacerebbe anche avere un attacco a due volendo, senza esterni alti. Però diciamo che su PES giocando online l'esterno alto ti dà quel vantaggio un pochino, no? Per cui un consiglio sarebbe assolutamente ben accetto, considerando anche il tipo di squadra che ho, che appunto i giocatori ce ne stanno parecchi di validi. Però ripeto, un'idea da parte vostra sarebbe assolutamente gradita, anche perché c'è questo Thiago che fa male al cuore tenerlo lì, ma anche il Papu in realtà fa male al cuore tenerlo lì, perché Pogba poi è un dramma, dico la verità. Per cui ragazzi miei, io per adesso vi saluto, era appunto un video per chiacchierare, per introdurre anche un contenuto che solitamente non ho modo di fare su Falconeo, perché appunto un video di questo tipo fai fatica di... vi faccio della mia squadra, stora un po' con la programmazione, mentre qui su Regia Ignorante ogni tanto qualche videino tipo questo, se vi va, lo potremmo anche fare. Per cui fatemi sapere, io per adesso vi saluto, un abbraccio a tutti ragazzi, vi prometto che vi porterò il MyClub sull'altra piattaforma prima o poi, perché appunto vorrei, mi manca fa un po' di calcio in live che non sia football manager, ma lì è manageriale, per cui è tutt'altra roba. Comunque niente ragazzi, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.